Ciao da Goccia, oggi per gli apriscatole ci vogliamo superare perché invece di fare l'apriscatole facciamo l'apriscatolone. È arrivato Project Elite Kickstarter della Camon e andiamo a vedere che cosa contiene al suo interno. Apriamo perché dovrebbero essere delle carte messe in appoggio e invece no. Abbiamo tre, una di cose come 10 kg di roba. E questo è quello che c'è all'interno. Comunque sia, vi andremo a far vedere che cosa c'è all'interno della scatola base di Project Elite. Ed eccolo qua, Project Elite, la scatola base di questo gioco rieditato e rivestito a modo dalla Camon o Simon. Era un gioco dell'Artipia di tempo reale per 1-4 giocatori. Qua invece l'avremo da 1 a 6 giocatori e la durata l'hanno un pochino aumentata, mentre prima erano 40 minuti circa, qua la mettono per 60 minuti. Ma andiamo a vedere che cosa contiene questo bello scatolotto, litigata con la plastica come di consueto. Tanto retro le varie info come è normale che sia. Quindi abbiamo il regolamento illustrato come sempre nello stile della Cool Mini or Not, con esempi eccetera eccetera. Ovviamente questa è la versione in inglese Kickstarter, e poi l'Asmodee ce lo porterà in italiano. Qua abbiamo fustelle e mappe. Tabellone che sembrerebbe un pochino più piccolo rispetto al precedente, circa, però come si vede ben dettagliato. Qua abbiamo i personaggi con le varie costelle. Ecco, e sono sei personaggi nella confezione base. Costellone, anche qui sono belle spesse, vabbè, come ci hanno sempre abituato loro. E ora andiamo a vedere la parte cicciosa della scatola, sempre che abbia voglia di farsi vedere. E voilà. Una cosa che hanno imparato ottima questa, l'illustrazione per far capire come riporre le miniature nella confezione di plastica. E ecco qua. Basette colorate per i personaggi, che sono appunto 6. Secchiata di dadi e i dadi azione che tireremo freneticamente durante il gioco. E tanto di vino. Vediamo un po' se intenzione mettere a fuoco, ci si può fare, niente, comunque ci sono i simboli per le variazioni, movimento alieni, movimento personaggi, ricerca eccetera, e le miniature che appunto, come ci hanno sempre abituato, riuscisse a mettere a fuoco
diciamo che sono molto molto migliori rispetto a quelle della prima edizione, almeno che un po' di dettagli si vedono, eccola qua, si vedono un attimino meglio i dettagli rispetto a quelle vecchie che, come alcuni felici possessori della vecchia ricorderanno, sembravano le prime uscite sciolte un attimino, una puntina nell'acido e fatte con il poco. Quindi qua abbiamo la classica qualità che ci hanno abituato a Camon. Poi mazzi di carte, oggetti per anche questi quali di gare, i classici mazzi per gli oggetti, gli incontri degli alieni, eccetera eccetera. Scatola bianca, che qua dentro ci dovrebbe essere lui, infatti il timer, essendo un gioco a tempo dove si agirà in 2 minuti, abbiamo anche questo, perfetto. Altre carte delle armi e degli equipaggiamenti, e qua le carte alieno personaggi, una bella qualità, vari eventi, le illustrazioni che sono anche quelle del manuale. Nello scomparto di sotto altre miniature degli alieni base, e questi sono gli alienozzi base che ci saranno in maggior quantità, e quelle rosse sono i boss che ci daranno più filo da torcere durante la partita. Però devo dire che la qualità Camon si riconosce sempre. Ma proprio belli brutti, come disse qualcuno che conosco, è facile farle brutte perché sono già brutte di suo. Bene, e questo era il contenuto di Project Elite, senza contare i cubettini per l'energia. Alla prossima!